Carissimi amici, benvenuti su Cristiani Today a questo appuntamento speciale. Oggi parliamo di Medjugorje, ma ne parliamo in maniera particolare con colui che è stato nominato visitatore apostolico di Medjugorje, Monsignor Aldo Cavalli, che appunto ha ricevuto questa nomina proprio lo scorso novembre da Papa Francesco. Non entra nel merito della veridicità delle apparizioni a Medjugorje, ma si tratta semplicemente di seguire un ambito esclusivamente pastorale. Infatti la nostra intervista sarà centrata su quello. L'arcivescovo Aldo Cavalli finora è stato nunzio apostolico nei Paesi Bassi, rappresentante permanente presso l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche ed è stato inoltre nunzio apostolico in tre continenti. Questa mattina gli faremo qualche domanda a distanza proprio da qualche mese che appunto ha ricevuto questo incarico e con molta disponibilità lui ha deciso di concedersi a Cristiani Today. Intanto diamo il benvenuto a Monsignor Cavalli, benvenuto. Grazie, grazie mille dell'invito, grazie per l'intervista e grazie per quello che fate. Cristiani Today significa cristiani oggi e questo è molto importante, ma molto, perché la cultura cambia, il mondo cambia, il Vangelo è sempre lo stesso, ma la maniera di vivere il Vangelo dentro le culture nuove è una maniera differente. Cristiani Today vuol dire vivere nella maniera di oggi, il Vangelo di sempre del Signore Gesù. E grazie anche per questo suo augurio, per questa sua introduzione. Allora, Medjugorje è un fenomeno planetario, un fenomeno che coinvolge milioni di persone, non solo, diciamo, i cattolici, ma tutti. Tuttavia, in vasti settori vi sono ancora resistenze molto forti. Dal punto di vista della Chiesa istituzionale, si può essere sicuri della bontà di un pellegrinaggio a Medjugorje, cioè lei come rappresentante del Papa, si sentirebbe di consigliarlo e di raccomandarlo? Quando il Papa ha deciso di inviare un suo rappresentante, un visitatore apostolico che vive qui, vuol dire che in lui la Chiesa universale si è interessata profondamente di questo fenomeno che avviene a Medjugorje. Profondamente vuol dire ufficialmente. Manda un arcivescovo solamente per la parrocchia di Medjugorje. E gli dà la giurisdizione su questa parrocchia, in maniera che tutti quelli che vengono, vengano e sappiano chiaramente quali sono i punti molto positivi di questo fenomeno di Medjugorje, che il Papa e la Chiesa universale vedono con tanto affetto e vedono con tanto interesse. Quindi chi viene qui, e viene molta gente, è ricominciato a venire molta gente, migliaia di persone, viene in maniera molto positiva, viene per incontrare il soprannaturale. Ecco perché viene qui. Viene per incontrare qualcosa che in questo luogo, cominciando da 41 anni fa, è entrato dentro. Tutti vengono per un solo motivo. A Medjugorje non c'è niente. Non vi sono musei, non vi sono cinema, non vi sono sale. Si è organizzato per ricevere la gente, non di più. A Medjugorje la gente viene per pregare e solo per pregare, per incontrare il soprannaturale in maniera molto profonda. Ecco perché la Chiesa universale nel Papa si è interessata molto, molto di questo fenomeno e il Papa ha inviato un arcivescovo perché lo rappresentasse qui, solo in questa parrocchia. Eccellenza, secondo lei perché mentre diciamo in tutto il mondo occidentale la pratica religiosa e la confessione sono in profonda crisi, lo sappiamo, c'è anche gente che non si confessa da tantissimi anni, mentre a Medjugorje i confessionili sono sempre stracolmi, affollati e durante le celebrazioni il tempo sembra volare. Cos'è che attrae, diciamo, e affascina di Medjugorje al punto da indurre le persone a confessarsi? Perché la persona, come dicevo prima, entra nel soprannaturale.
Il mondo occidentale, anche qui raccomando, il mondo non è solamente il mondo occidentale. Il mondo occidentale sono più o meno 1 miliardo di persone, ma il mondo oggi è 8 miliardi. Perciò la Chiesa guarda il mondo intero. La Chiesa guarda il mondo occidentale, che è l'Europa, l'America del Nord, il Giappone, l'Australia, Corea del Sud, guarda questo mondo e guarda tutto il mondo, perché abbiamo un mondo di 7 miliardi, che non è il mondo occidentale, nella quale la Chiesa e la fede è presente. La Chiesa è totalmente universale. La Chiesa non è una cultura, è una fede che entra dentro delle culture. Il mondo occidentale non è un mondo cattivo. È stato in Olanda, nei Paesi Bassi, per 7 anni. Ma è gente robusta, gente che lavora, gente che si impegna a livello internazionale, è gente che paga le tasse, un paese ben organizzato, è gente che stima la natura in maniera incredibile, però non vanno più in chiesa. Allora, cos'è successo lì e anche in Italia, in vari modi, sta andando verso questa via e vari altri paesi? C'è un cambio culturale molto forte, non contro di noi, ma culturalmente diverso dalla cultura che c'era prima. Io in Olanda ricevevo i giovani universitari che erano sia olandesi sia da ogni parte del mondo, perché tutte le università di Olanda sono bilingue, internazionali. Tutti questi giovani, io li incontravo, avevano piacere di sentire parlare di Gesù Cristo, della Chiesa, del Papa. Erano molto interessati, 2 ore per ogni gruppo, con tante domande molto profonde. Nessuno di loro era contro la Chiesa o contro la religione, nessuno. Però erano in un altro mondo, un mondo fatto di tecnica, un mondo fatto di apertura a tutte le proposte che vengono fatte, internet, Google, altro modo, tutte le proposte, un mondo fatto di grande libertà personale. In questo mondo la Chiesa deve entrare. Come entrare in questo mondo? Non si entra volendo insegnare, non ci accettano, non si entra condannando. La nostra condanna neanche arriva, neanche nell'ultima parte di un giornale marginale, non arriva. Non si entra criticando, si entra vivendo con loro. Tante volte ho fatto questa esperienza, mi invitavano, ero il nunzio, ero l'ambasciatore del Papa, mi invitavano ai cocktail, mi invitavano alle cene, sempre andavo, ore e ore con loro. Mai io parlavo della Chiesa, mai, mai parlavo di Dio, mai, mai parlavo del Signore Gesù, mai. Però ero lì, sempre, le assicuro, sempre dopo un'ora, 2 ore, 3 ore, il discorso da parte loro cominciava ad essere Dio, la Chiesa, il Papa, il Vaticano, sempre. Io entravo dove loro erano, non dove io ero. La Chiesa deve entrare, dobbiamo entrare dove? Dove loro sono. Era la risposta alle loro domande profonde che avevano dentro. Questo è il mondo occidentale, dobbiamo vivere con loro. L'ultima cosa, c'è una lettera stupenda del primo secolo d.C., la lettera di Ogneto. Importantissima, come vivono i cristiani. Guardi cosa diceva in quel mondo multiculturale, multietnico e con tante religioni, tante, tante, una cosa impressionante. Bene, diceva così: noi cristiani viviamo come tutti, bene. Noi cristiani ci vestiamo come tutti. Noi cristiani lavoriamo come tutti. Noi cristiani mangiamo come tutti. Noi cristiani paghiamo le tasse come tutti, però viviamo da cristiani. Questo dobbiamo fare, vivere con tutti senza condannare, senza criticare, senza dire il mondo va dove va. Il mondo è sempre così, però vivere dentro con gli altri da cristiani. Vedrà che in questo modo, come hanno fatto tante, tante volte la Chiesa in mezzo al mondo, in questo modo, con la presenza di cristiani forti, vedrà il cambio nelle prossime generazioni.
consiglio preziosissimo quello che ha dato, grazie, da vivere tutti i giorni, in tutti i nostri ambienti, nel nostro quotidiano. Tra l'altro, tanti a Međugorje, anche i giovani in ricerca, trovano o comunque ritrovano la fede. Molti dicono addirittura di essere guariti e tutto ciò non ci lascia indifferenti. Međugorje possiamo dire che è un fenomeno mediatico, che ne pensa, Eccellenza? Guardi, qui vengono migliaia e migliaia di persone. Una cosa trovano profondamente, la pace nel cuore. Ma la pace come la dava il Signore quando è apparso agli apostoli risorto. La pace sia con voi, con lo Spirito Santo. Gli apostoli, che erano chiusi in casa, pieni di paura, pieni di timore, incapaci di tutto, con questa pace del Signore nel cuore, che vuol dire Lui che entra dentro, e con lo Spirito Santo sono usciti, e loro che erano povera gente, la maggioranza analfabeti, che non valevano niente, in 20 anni sono andati nel mondo intero. In 20 anni sono andati nel mondo intero. Ecco il cambio. Qui le persone vengono, e vengono perché vogliono incontrare il soprannaturale. Tutti vogliono incontrare il Signore Gesù, vogliono incontrare la Vergine Maria che li accompagna al Signore Gesù. Vogliono cambiare vita, vogliono avere un segno di speranza nella vita. Vengono e la incontrano. Come la incontrano? La preghiera. La Santa Messa qui ogni sera viene celebrata con migliaia di persone attentissimi. Tutti partecipano con volontà e con gusto. Dopo la Messa facciamo l'adorazione. Bene, nessuno si muove, rimangono tutti lì fino alla fine. Quando terminiamo, ancora rimangono lì. Il gusto di essere incontrati dal soprannaturale, il Signore Gesù, il gusto di incontrare il soprannaturale dentro. E al cambio, quando ritornano a casa, ritrovano gli stessi problemi. Chi è cambiato? Io sono cambiato. E posso affrontare i problemi in maniera nuova, in compagnia del soprannaturale, il Signore Gesù e la Vergine Maria. Ecco perché questo è diventato un grande fenomeno, ma grande, sa? Vengono da ogni parte del mondo. Ho incontrato in questi giorni gruppi che vengono dal Sudafrica, dalla Corea del Sud, dal Congo, gruppi che vengono dall'America Latina, dall'America Centrale, gruppi, 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 tutti uno scopo: lasciarsi incontrare e avere la speranza dal soprannaturale e incontrarlo. E si cambia così. Ecco, a proposito di speranza, Međugorje è un luogo che mette tanta speranza nel cuore. Io sono stata a Međugorje 6 volte e spero di ritornare al più presto. Mette tanta speranza soprattutto a tutti coloro che desiderano la pace, un futuro di pace, una chiesa aderente al Vangelo. Tra l'altro la Madonna lì si è presentata come regina della pace, ed è venuta al mondo per cambiare appunto in meglio questo mondo. Quindi possiamo parlare, di Međugorje come speranza dell'umanità. Guardi, il 25 marzo il Papa ha consacrato alla Vergine Maria, ha consacrato Russia, Ucraina, il mondo intero e tutti noi. Perché una consacrazione? La consacrazione vuol dire entrare dentro nel soprannaturale. Quello che è naturale, una guerra, naturale nel senso umano, una guerra è una cosa umana. Il volersi bene è umano, il volersi male è umano. A un certo punto cosa ha fatto il Papa? Siccome qui noi nella nostra umanità ci stiamo distruggendo, la speranza è quella speranza. Speranza vuol dire la certezza. La certezza che il soprannaturale, se entra dentro nel naturale, ci aiuta a superare queste nostre opposizioni. Come aiuta? Ponendo nel cuore delle persone il sentimento della pace. Al posto di porre il sentimento della guerra, pone il sentimento della pace. Ecco l'entrare nel soprannaturale, fondamentale, ma fondamentale. Il Papa ha invitato il mondo intero a entrare nel soprannaturale, dove sta il Signore Gesù, dove sta la Vergine Maria. Soprannaturale vuol dire fede, fede assoluta, e dire alla Vergine Maria: per favore, prega per noi, perché il nostro cuore cambi, sempre, perché dentro cambi il nostro cuore e il cuore di chi ci governa. E
in maniera che loro, da soprannaturale, imparino che nel naturale devono agire bene, per il bene di tutti, e non agire per l'ammazzamento, per la corruzione, per la guerra. Questo è il gran cambio che chiediamo al soprannaturale consacrandoci. Grazie Monsignor Cavalli per queste parole, per questa bellissima intervista. Noi restiamo sempre a sua disposizione. La ringraziamo intanto per averci concesso il suo tempo. Grazie, auguro di bene a tutti nel Signore e nella Vergine Maria. Grazie. E grazie a tutti voi di essere stati con noi. Vi ricordo che potete continuarci a seguire nei nostri canali social, YouTube, cristianitoday.it. Ci trovate su Instagram e su Facebook. E io vi auguro una buona giornata.